da qui a qualche giorno, entro credo fine mese, ci sarà un incontro in prefettura, non cabina di regia, l'incontro tipo quello che abbiamo fatto oggi, dove chiaramente il governo si porta quindi la delegazione, che, ma non parliamo di... Sì, però è un'affermazione, è un principio importante questo. Cioè, secondo me importantissimo, secondo me importantissimo, non importante. Consentimi se ho capito bene. Perciò volevo spiegarvela un po' meglio. Il commissario, l'hai capito sicuramente bene. Non è più un'istituzione. Se allora, ci sto governo, a quel perché se c'era il commissario di governo, non c'è bisogno. Noi, ci abbiamo tenuto moltissimo che il metodo che dalle parole avete potuto notare è stato da tutti riconosciuto come vincente del patto per Napoli, venisse riportato su tutti i tavoli. Giustamente voi avete fatto la domanda sul popolo in cammino, stesso modello, così per Bagnoli. Poi non vi sfugge che il superamento del commissario non lo puoi fare domani, quindi non puoi porre un tema di superamento, domani ci vuole la legge del superamento del commissario. Però secondo me il risultato che noi registriamo come molto importante e come un soddisfacimento della nostra richiesta è che il modello patto per Napoli si estende a Bagnoli, punto. Questo credo che sia... E poi siccome a tutti interessa, come si è potuto capire, che poi alla fine si raggiunga il risultato con la cooperazione istituzionale, con, come dire, il gentleman agreement, i rapporti istituzionali, il tempo che ci vuole per sciogliere determinati nodi, alcuni si sono sciolti oggi, altri si scioglieranno a fine gennaio, qualche altro nodo si scioglierà con la fine dell'inverno, perché quando arriva la primavera poi i nodi più freddi si sciolgono meglio. Quindi è un inizio. Esatto. Avete una data più o meno? Credo fine mese. No, noi abbiamo una data, però la doveva concordare con De Luca, ve lo dico sinceramente, la data TNIM, però... Ah, ma la notizia mi sono dimenticato, che ci sta pure De Luca, quindi a sto dato, cioè Nastasi, De Luca... Cioè, certo, no, aspetta, c'è il governo, là c'è il presidente del... Allora, l'incontro è il ministro per il Mezzogiorno, il presidente De Luca e il sindaco di Napoli, poi il ministro... Il sindaco e il presidente della regione ci scelgono la delegazione. Io voglio andare da solo, mi porta Auricchio, mi porto io, ve la posso già dire la delegazione. Io andrò io, verrà Auricchio, verrà del giudice, verrà Piscopo, verranno i tecnici e la mia delegazione. La delegazione di De Luca non so quale sia, la delegazione di De Vincenti non so quale sia. Questo è il grande risultato che abbiamo raggiunto. Oggi qua mica io sapevo qual era la delegazione del ministro, ne posso dire, ma chi è la dottoressa che sta seduta vicino a te? Non, cioè, mi sembrerebbe, insomma, cerchiamo di... Tra l'altro Anastasia, non ci dimentichiamo mai che è il vice segretario di Palazzo Chigi, cioè è un uomo delle istituzioni. Un'altra cosa, lui ha insistito per la prima volta sui tempi di queste benedette di sequestro delle armi, ma ci sono state. Ne avete parlato, perché lui insiste giustamente sul tema delle bonifiche, siamo noi pure a volerle fare radicali e quindi i giudici, quando si muovono, i giudici sono contrariati, però il tema c'è tutto. Io vorrei sottolineare un altro dato che mi sembra un altro risultato importantissimo dell'amministrazione e della città, che il ministro ha confermato che non è una messa in sicurezza ma una bonifica. Questo è un altro risultato importante. È evidente che per poter portare a casa il risultato della bonifica ci deve stare a un certo punto un giorno in cui ci sia la disponibilità delle aree, ma questa è materia sulla quale ognuno di noi può avere una legittima opinione, ma vale quando il battito d'ali di una farfalla, perché poi l'autorità giudiziaria nella sua piena autonomia e indipendenza con le sue scelte, che io non mi permetto assolutamente di sindacare, dirà al governo quando gli consente di fare questo tipo di operazioni. Però oggi io mi sento, allora vorrei, visto che siamo rimasti, non pensavo dovevamo rimanere, però a questo punto approfitto per dire un paio di cose. Cioè, da una parte noi abbiamo questo risultato molto importante sul patto per Napoli, perché oggi siamo stati 2 ore di confronto con un'accelerazione sui lavori strategici istituzionali fondamentali. Otteniamo un risultato come città fondamentale, che Bagnoli si porta a un tavolo istituzionale e che abbiamo avuto rassicurazioni, perché eravamo un po' preoccupati, che su Bagnoli non si stesse facendo una bonifica ma una messa in sicurezza. Il ministro, anche in conferenza stampa, con molta correttezza, avete potuto notare, ha detto no, non è una messa in sicurezza, è una bonifica. Insomma, io credo che al netto di tutto, considerando da dove siamo partiti, dove eravamo 2 anni fa e dove siamo oggi, io credo che è un risultato di cui la città di Napoli è soddisfatta. Poi adesso sta alle istituzioni trovare ulteriori percorsi per sciogliere i nodi che ancora ci dividono e che noi ci auguriamo che un giorno possano essere superati, perché è evidente che noi sul commissariamento non torniamo indietro. Questo l'ho detto dal primo incontro che ho avuto col ministro per il Mezzogiorno, lui ha espresso le sue opinioni o le mie, però credo che insomma possiamo andare avanti. Mi avete sentito un patto per Bagnoli.
No, è un po' prematuro. Abbiamo però, sintetizzato. Diciamo stiamo lavorando per arrivare a un risultato importante. Ah, un'altra cosa importante, non si parlerà solo di bonifiche, ma si parlerà anche del progetto Bagnò. Cioè nell'incontro che noi andremo a fare, nella data che vi confermerà probabilmente il ministro da qui a breve. No, la deve concordare con. Facciamo i numeri, meglio che i numeri allora. Perché il ministro c'è. Entro gennaio, dai, entro gennaio. Allora, di fronte a questo, là si parlerà anche del progetto di Bagnò. Cioè, che porterà il comune? Che il comune porterà, bravo. Il progetto del comune. No, l'ho già proposto. Lavoreremo. È ovvio. Allora, abbiamo preso carico dal progetto. Ma con questa capacità di accelerazione della spesa, con questa velocità con cui abbiamo dimostrato e il ministro ci ha dato atto della concretezza, proficuità e correttezza con cui stiamo operando, ma alla fine basta che sia il ministro da una parte, il sindaco dall'altra e mi auguro il presidente della regione dall'altra, e chiudiamo la partita e facciamo il patto per Bagnò. Esatto. Ma c'è tu. Va bene, ma pare che insomma se lavoriamo tutti in quella direzione, ecco, non che sei mai.